Ma poi è arrivata eh, quella bomba sotto il cielo televisivo che è eh, il divorzio eh, tra la RAI e Michele Santoro, divorzio consensuale, un passo prima della sentenza che la Cassazione doveva emettere sul, sul ricorso presentato alla RAI. Sapete che in questi anni Santoro è andato in onda con l'anno zero, è eh, su decisione, sentenza di un giudice che eh, aveva obbligato la RAI a... a Riprendere, riassumere Santoro e a dargli quello spazio televisivo che gli era stato tolto nel 2002, il famoso editto bulgaro, come è stato definito via Santoro, Biagi e Luttazzi. E, insomma, la storia dei rapporti aspri sempre tesi, ma che poi. Davano i loro risultati in termini, in termini produttivi eh, tra eh, Santoro e la Rai, si conclude con un comunicato di un paio d'ore fa, un comunicato secco che parla appunto di divorzio consensuale. E adesso, e adesso, per quanto riguarda la Rai, sono cose della Rai, per quanto riguarda Santoro, sono scelte di Santoro. Vi posso soltanto di, dire che tra poco vedrete il primo titolo del nostro telegiornale che è questo: Santoro a un passo dalla Sette. Eh, perché con la nostra emittente i rapporti ci sono stati, le trattative eh, ci sono stati, i discorsi ci sono stati e oh, ora aspetta evidentemente a Santoro prendere la decisione definitiva. Noi qualcosa eh, vi racconteremo, ma non, non, non siamo il telegiornale del buco della serratura. Le cose che eh, sappiamo che è giusto eh, raccontare, poi appunto starà tutto a quello che succederà nelle prossime ore, domattina c'è una conferenza stampa da qui verrà fuori tutto questo.